Prevenire, sfuggire e difendersi dalle aggressioni è questo l'obiettivo del corso gratuito di sicurezza e difesa femminile promosso a Bari dall'associazione Gens Nova. La gente ha risposto con molto entusiasmo. Perché? Perché abbiamo offerto un servizio completamente gratuito per gli utenti che gli consentirà almeno una pronta e immediata difesa in caso, che noi non ci auguriamo debba accadere, di un'aggressione. Prima che ci siano tutti gli interventi istituzionali, è opportuno che la vittima sappia inizialmente difendersi o iniziare a difendersi per scongiurare eventualmente rischi peggiori, lasciando poi agli organi competenti ogni altro intervento. A tenere le lezioni ogni martedì dalle 17 alle 18.30 presso il Wakaki Dojo di Viale Luigi Einaudi, il maestro di Taiyo Jutsu Maurizio Colonna, che insegna alle partecipanti non solo l'apprendimento di tecniche di autodifesa efficaci, ma approfondisce anche i metodi di dissuasione dai tentativi di aggressione e la prevenzione delle condizioni di pericolo. Sono delle pratiche che sono basate sull'arte marziale Taiko Jutsu, che è basata sulle tecniche di arresto e difesa della polizia giapponese. Iniziamo naturalmente con uno scioglimento delle articolazioni. Poi eseguiamo dei fondamentali, cioè le tecniche di colpo, le posizioni di difesa, le parate, le prime applicazioni. Ci si esercita a coppia e le partecipanti simulano appunto un'aggressione alternativamente e applicano le tecniche più complesse che hanno appena preso. Il corso si basa anche su prevenzione ed escalation delle situazioni di pericolo. È un corso che ci offre tantissimo, è una bellissima esperienza che ci è stata donata da Maurizio e ogni giorno diciamo che sia ci aiuta nell'affrontare il quotidiano, sia ci aiuta anche a credere di più in noi stessi. Questo lo ritengo molto importante.